quinta visita del Presidente della Repubblica nel nostro territorio nel giro ovviamente di pochi mesi, il segno di una grandissima vicinanza da parte della prima istituzione dello Stato. Ha visitato le fabbriche che riaprivano, ha visitato i luoghi delle zone rosse, ha visitato le scuole e oggi l'incontro diretto con quella parte della comunità marchigiana che ha trovato ospitalità nella costa. Momento particolare perché siamo vicini alle feste, feste diverse da quelle che abbiamo vissuto negli ultimi anni, ma non per questo devono essere meno sentite e rimanere un grande segnale di speranza. E credo che questo abbia dato a tutti quanti il Presidente, perché con la sua presenza ci ricorda che nessuno è stato abbandonato e verrà abbandonato in futuro, che la ricostruzione è un impegno concreto delle istituzioni, che anche in questi momenti bisogna ritrovare il senso delle cose e il desiderio di ripartire. È bello vedere le persone che si stringono a lui, che ne riconoscono la figura, se ne sentono la presenza e apprezzano la vicinanza. Di fatto ha già preso un impegno perché il prossimo anno, quindi significa che continuerà a stare vicino a noi, per noi è importante che siamo impegnati con il commissario Errani, con Fabrizio Curcio in tutte le attività di assistenza e ricostruzione, sapere che possiamo fare affidamento sul Presidente, sulla sua presenza e sulla sua vicinanza.